Good evening, I don't know if... C'è stato uno scontro duro da quello che sappiamo, parole dure, questa Europa non è degna di chiamarsi Europa, alla fine soprattutto c'è stato questo accordo, l'Europa si è riscoperta tale le quote. Una giornata molto impegnativa quella di oggi per la discussione che comunque c'è stata sulla Grecia, per la discussione sul rapporto dei quattro presidenti e poi naturalmente, soprattutto per noi che eravamo particolarmente sensibili, una discussione sul ridistribuzione dei richiedenti asilo. Abbiamo concluso un accordo che è quello che era partito nella proposta iniziale di Donald Tusk, come sapete è un accordo che noi abbiamo definito fin dal primo giorno un accordo che poteva essere molto più ambizioso, parliamo di 40.000 persone. E tuttavia è un primo passo per dire che c'è finalmente una politica europea e non soltanto una politica dei singoli stati. Ci sono state discussioni, c'era chi voleva esprimere l'espressione che questo accordo si poteva fare soltanto su base volontaria, questa definizione non è nel testo, naturalmente poi la Commissione, d'accordo con il Consiglio, deciderà quali stati con quali quote, ma il principio che finalmente viene assunto è che non è soltanto un problema dell'Italia, non è soltanto un problema della Grecia, ma è un problema di tutta l'Europa. A me questo sembra il fatto positivo che evidenzio con grande gioia, sapendo che naturalmente c'è ancora moltissimo da fare e soprattutto che l'Italia deve continuare sulla linea che abbiamo detto in Parlamento ieri, che abbiamo ripetuto oggi. Io ho detto, sì, lo ripeto, che se di fronte a un piccolo numero come 40.000 persone non vi fosse stata solidarietà, sarebbe stata una presa in giro nei confronti dell'Europa. L'Europa è nata, l'Italia l'ha costituita insieme ad altri 5 paesi con un ideale di libertà, di democrazia, di valori condivisi. Non è pensabile che sia la patria dell'egoismo, è la patria della condivisione di valori. E quindi da questo punto di vista l'aver raggiunto un accordo è stato un fatto importante. In English, please. Prime Minister, can we in English for the English to the station? The same thing. Not exactly the same thing. Generally, what you think about the migration? Where were the differences? Why were we so late to finish? And where did you conclude tonight? The problem of migration is a great problem around the world, not only in Europe, not only in Italy. We decided today for the first time after a long period to invest in a different approach, in comprehensive approach, focused on the resettlement and the relocation of a part of these women and men who arrive in the Italian coasts, in Greek coasts, and in the European frontiers. So I think this is a first step. Obviously, for us, this is not the solution of our problems, because we have a lot of things to do. It's a great problem for Italy and for Europe, but the discussion tonight wasn't about the numbers or non-numbers. It wasn't about an expression. It was about an expression. Voluntary basis for the relocation. And I'm really happy because this expression is not in the official conclusion, is not in the official document. This means in the next month we will decide with the Commission and the Council leadership a relocation of 40,000 people. For the numbers of Italy, for Greece and for other countries, it's a little number, but it's a first step. We can say finally the principle, the values, the ideals of Dublin Agreement now is the past. The present is a share of values, a share of approach by all European peoples. Could you summarize discussions European on Greece, people, please? Could you summarize the discussions on Greece tonight? Giovanna adore mon anglais. Merci beaucoup. je peux parler en français, si tu préfères. C'est la même chose. I think that the approach about Greek problem is in this moment
very difficult for a lot of reasons. So we support the efforts of Greek government and Alexis Tsipras to achieve an agreement with the European institutions. And at the same time, we know the importance for everyone to involve Greece, to maintain Greece in the Eurozone. So it's tomorrow at 3 a.m. I think is the same thing. But I think the final day will be Saturday, I hope, and I'm confident we can achieve an agreement. Rispetto alla questione greca, la situazione è quella che conoscete, c'è una discussione aperta. Noi sosteniamo gli sforzi del governo di Alexis Tsipras di arrivare ad un accordo e sosteniamo anche al contempo la necessità che questo accordo sia rispettoso dei principi, delle istituzioni, ma contemporaneamente offra la possibilità alla Grecia di mantenersi dentro l'Eurozona, dentro l'euro, dentro la moneta europea, perché pensiamo che questo sia un valore condiviso per tutti. Il giorno decisivo, a mio giudizio, sarà quello di sabato. Io credo che ci sia. Alexis, please. Please, Alexis. No. You are number one. I support Alexis, but. La questione riguarda alla vicenda italiana è la seguente. L'Italia ha un problema in migrazione che va affrontato e gestito sulla base degli impegni che ci siamo presi anche a livello nazionale, non solo a livello europeo. Io credo che ci siano tutte le condizioni per non trasformare questo problema in un dramma e per questo nei prossimi 15 giorni ci rivedremo con le regioni e i comuni, penso che potenziando il sistema degli SPRAR, investendo su un più forte controllo delle procedure di concessione per i richiedenti asilo, utilizzando anche l'accordo europeo, che comunque alla fine non ha un numero enorme, ma è un piccolo passo in avanti, soprattutto in nome della solidarietà, questo problema potrà essere risolto in tempi accettabili. Ovviamente c'è chi preferisce fare polemica su questo, però dal mio punto di vista l'obiettivo è quello di cercare di dare una mano all'Italia e agli italiani. Sarebbe inaccettabile se a fronte di un tentativo da parte del governo di coinvolgere tutti in nome della difesa dell'Italia e degli italiani ci fosse chi strumentalizzasse questa battaglia, anche perché, diciamo la verità, noi oggi abbiamo fatto un passo per andare oltre Dublino, ma c'è chi Dublino l'ha firmato. Noi oggi abbiamo fatto un passo per cercare di risolvere la questione libica, ma noi sappiamo com'è nata anche quella vicenda. Allora potremmo stare a lungo a discutere e a rinfacciarci il passato. Faccio il Presidente del Consiglio, non ho voglia di stare a rinfacciare il passato a nessuno, voglio costruire il futuro. Oggi si è fatto un piccolo passo in avanti in questa direzione. Last. Fasce? Papa, je suis très tranquille comme personne, hein? Je n'ai pas de problème. J'ai seulement dit que si nous pensons que l'Europe c'est une place des valeurs et des idéaux, nous sommes prêts à travailler ensemble avec nos amis et nos partenaires. Mais si nous pensons que l'Europe c'est seulement la place dans laquelle nous parlons du budget, du spread, du paramètre, des problèmes du budget, c'est pas l'Europe à laquelle nous avons pensé dans 1957 à Rome. Nous avons, comme Italiens, constitué l'Europe. Donc, je pense qu'il y a seulement une chose à faire, c'est donner à l'Europe pas seulement une organisation bureaucratique, pas seulement un idéal économique, mais surtout
une approche différente basée sur les valeurs et les idéaux. Celui-ci, c'est notre, notre mission. Grazie. Prime Minister, what was the reaction to David Cameron's statement? Will Italy help David Cameron get a deal for Britain? I think we are absolutely agree with the idea we built in Europe more efficient and less bureaucratic. For this reason, the battle of David against the red tape of bureaucracy is also our battle, our fight, our idea, our goal, our commitment. We have some different ideas about all proposed by David, but tonight David simply presented the process, the project for the next referendum in 2017, and we agree in the next December, so not in the next council, but in the last council of 2015, he will present to everyone a project for the relation between Europe and UK. I think it could be a good process and a good step. Do you think